Ciao ragazzi, io sono Sonichon e quest'oggi farò una cosa follissima. Ed infatti, avete presente quando i vostri genitori vi dicono questa classica frase per scoraggiarvi dal fare qualcosa? Ovvero, e se un tuo amico si butta da una montagna che fai? Ti butti anche tu? Ebbene sì ragazzi, quest'oggi mi butterò letteralmente da una montagna con un mio amico perché mi ha sfidata. Andiamo! Iscrivetevi a questo canale perché potrebbe essere il mio ultimo desiderio. Sonia, sei solo in ascensore, ci puoi ripensare, sali e basta! Perché ho accettato questa sfida? Si accorgerà che siamo qua. Non so se ve l'avevo presentato, lui è Salvo. Piacere, sono, come ha detto lei, Salvo. Che è Salvo per adesso, fra un po' sulla zipline e l'altalena non lo sappiamo. Perché lo stiamo facendo, me lo ricordi? Perché siamo due pazzi. Più lui che io. Un altro pazzo che sta facendo roba pericolosa. Guardate però che mare, ragazzi, stupendo. Ma cosa ci deve fare la Scozia, ragazzi? Guardate che scogliere. Sì, l'ho costretto ad accostarsi. Siamo in ritardo, tanto per cambiare. Basta, riprendiamo il nostro programma di marcia, se no Mister Precisino si arrabbia. Non mi fa entrare più, apri! Dicevi che sentivi caldo, pensavo volessi stare un po' fuori. Mi vuole abbandonare qua, ragazzi. One eternity later. Ragazzi, siamo proprio arrivati sul luogo dell'altalena. Ecco, il gallo che segna la mia ora. Ci hanno consigliato di fare prima la zipline, che è appunto questo cavo diretto che ci porta dalla montagna a valle, perché dicono che faccia meno paura dell'altalena. Questa qui è l'altalena più grande d'Europa, ragazzi. Riuscirò a farla o me la farò sotto? Non la farò. Si accettano le scommesse. Vado, chiedo qua, tipo pannolino gigante. Che disagio. Sto andando in guerra. In guerra no. Ora perché sì. La cuffietta? Quando vado a fare il pane sulla zipline. Ah, ecco. Ok. Ma questi caschi, nel caso in cui cada, ci muoia, mi salvano. Nice. Sì, mettono. Deve riprendere te. La GoPro la mettiamo a terra e prenderà entrambi. Guarda, se è carino così. Molto, immagino. Vabbè, ci hanno dato questo nuovo modello di borsa. E andiamo. Sei molto fashion, sembri un unicorno. Mancano le ali. Questo è quello che dovremmo fare, non so se avete capito. Scendere là sotto la montagna con questa fune. Appesi qui, io scappo. Ti abbassati, dai i piedi a me. Poggia le mani. O come ti do i piedi? Poggia le mani. Togli le mani adesso. Togliete le mani. Aiuto. In che senso piedi? Così, così. Allora, mettiti adesso dritta gambe, con le gambe adesso. Gambe tese. Ancora. Ancora, ancora, spingi. Punti dei piedi verso così. Di te. Spingi. Vai le punte in verso sotto. Le punte verso sotto no. Metti le gambe tese. Sono tese. Alza un po' il piede. È sicura questa cosa? No, no, no. Che cosa? Lei ti libera, secondo me, perché dice così finalmente. Tieni per la ripresa che ti riprendi. Occhio che ti vola però. Ragazzi, siamo appesi come salami e quello che vedo è questo. Ma vi pare corretto? Io non lo posso fare, aiuto. Tu che ridi? No, a me io non so come ridere. Io se ci lancio da soli così, tipo. Io ti uccido. Ma siamo pazzi. Sì. No, 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 ti prego, no. Ti prego, no. Fammi scendere. No, Salvo, non ce la posso fare. Stai tranquilla, tanto non muori, vai tranquilla. Moriamo sicuro, moriamo sicuro. Vabbè, lascio il mio canale e i miei gatti ad Alessia. Devo fingere di divertirmi. Cioè, guarda che me l'hai proposto tu di venire qua, è inutile io che guardi me. Io non ho detto questo, io ho detto l'altalena. Che peggio, non so se l'hai capito. No, no, no. Che velocità raggiungi? 250 km. Sì, vabbè. Mi fai scendere. Ma io non ti posso aiutare, capisci? A parte che mi smorberò tutta in questa operazione. Che schifo. Ciao ragazzi. No, no, che c'è cosa? Sto andando il mio, Oh, no, 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 la videocamera. È questo, oh, che dici? Non sento più le orecchie. Che dici alla GoPro, all'unicorno qui? Dico che a parte per i momenti di panico si può fare. Però mi sono congelata e non riesco più a sbloccarmi da questa posizione. Sei invernata. Prendete per favore.
Bene, bene. Dai. All'inizio penso che voleva morire lei, però. Come voleva morire? Aiuto. E tu invece come sicurezza? No, io tranquillo. Un tappizzamento, vero? Aiuto. Di che stiamo parlando? Ragazzi, è stato traumatico. Credo di aver detto una brutta parolaccia che censurerò. Però veramente, soprattutto l'inizio con lo sbalanco è stato terribile. Poi senti tantissimo la velocità, l'aria che ti sbatte in faccia. E poi va un po' più lento e quindi te la godi. Però i primi momenti sono di terrore. Adesso che mi sto riprendendo, dobbiamo fare quella, l'altalena. Ma tipo io non posso fare quella di altalena. Fatemi fare quella. Ho il terrore. Volete vedere? Ed ecco qua ragazzi, questi quattro pali. Ci lanceranno da lì e faremo così, così, e vedremo tutto lo sbalanco davanti a noi. Lo fareste mai? Guardate, lo sbalanco sino a mare. Ma sembri un pompiere sexy. Molto. Cosa bella di queste cose sono le... Come, prego? No, poi ti faccio un disegnino. Mi potete stringere di più? Comprimetemi. Adesso sono io il cavalluccio marino. Ci siamo ragazzi. Questa altalena ha tre livelli di altezza da cui ci si può gettare. Ovviamente quale faremo noi? Il più alto. Allora, sono quello Heidi, che è tipo per i bambini, che volendo si può fare ancora ancora. Quello intermedio, adrenalinico. E poi quello del diavolo. Secondo voi perché si chiama così? Ci muoio. Così. Lui impiccatelo direttamente a che ci siete, grazie. Impiccatemelo, che è colpa sua se sono qua. Benissimo che le fanzille sono arrivate alle stelle. Grazie. Aiuto. Ci stanno agganciando. Agganciatemi bene, per favore. Non c'è il seggiolino? Ah sì, è qua. Tu che ti ridi? Che ti ridi tu? Me lo spieghi? Ma dietro non ci tiene niente? No. Come no? Tipo se sviene gli do una boffa. No, faccio? Tu pensi perché? Ma può succedere che cioè, sì, mi spacco certo la schiena? Voglio piangere e ridere, no, dopo insieme. Mi stanno programmando qua la videocamera per vedere la mia bella faccia scioccata. Come ti chiami? Non mi chiamo, l'ho dimenticato. Si è rotto il filo, tranquillo, dico, non succede niente. Sogni, hai fatto le montagne russe a Gardaland. Avevi anche 20 anni in meno, ma va tutto bene. Aiuto, aiuto, aiuto. No, 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 no. Aspetta. No, no, no. 3, no, 2, no. 1. Fatemi scendere subito. Era sfilata. Fatemi scendere. Viva. Fatemi scendere. La cosa più bella è la cuffietta sopra gli occhi. Mi prego. Sì, abbiamo fatto quello brutto giusto. No. Cosa? No, no, no. Fatemi scendere, fatemi scendere, fatemi scendere. Io faccio di battaglia. No, 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 no. Fatemi scendere. Ragazzi, non la faccio, mi arrendo, per me. No. Guarda. Dai, il motore non lo si sente. Fatemi scendere. Per me era già quello brutto. Cioè, abbiamo fatto, ok, l'ho fatto. Benissimo, sto vomitando. Ti giuro che sto vomitando. Avete visto le isole? Ma che ho visto? Ho visto la morte. Ma secondo me tipo ti sta avendo più da vomitare per questo qua di ora? No, no, fatemi scendere. Sì, 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 occhio se ti vomita addosso. Buttatemi per terra. No, 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 io no, io no. Un altro guai, no. No, 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 salvo, vero? Non te lo senti, vero? No. Me lo devi far fare solo. Sì, ho perso la challenge, scusate. Tieni, mettetegli questo, vediamo la sua faccia poi. E togliti gli occhiali, voglio vedere. Ragazzi, è stato bruttissimo, ho tenuto di sentirmi male, svenire e morire. Grazie di avermi fatto scendere. Ma adesso ci guardiamo il suo volo del diavolo. Questo me lo ricorderò. La puoi mettere tipo a livello di calcio appena arrivo lì. Mi vuole calciare. Questo è il panorama, ragazzi, bellissimo, ma ero troppo terrorizzata per godermelo. Come ci si sente lì sopra? Bene. Sì. Oh mamma. Figata. Che Come, scusa? Aiuto, buttato qua nella valle.
Molto figo. C'è stato un momento di silenzio e ho detto è morto. Comunque meno male che non l'hai fatto, sa morire. Non avevo dubbi. Che ci dici? Molto molto bello, ve lo consiglio. E io lo potevo fare? Tu no, assolutamente. Forse sveniti probabilmente. Mi voleva incastrare. Ragazzi, ho miseramente perso la sfida. Però chi se ne... È stato bellissimo, ma non lo farò mai più. Le recensioni dicono che sia una bella esperienza. Vabbè, se lo volete fare venite qui, ragazzi. Zipline Sicilia vi attende. Allora, quanto stai gongolando che hai vinto la challenge? Molto bello, non c'erano molti dubbi in realtà su chi vincesse la challenge. Non è vero, paura. Se non siete comunque dei tifoni come lei, fatelo. Io voglio un super mega like per questo video, ragazzi. Vi dovete iscrivere per forza, perché una cosa del genere non la farò mai più se non per voi. Ciao.